Giacomo Brunini, direttore di questa quarta stagione di Incontri Musicali al Teatro Colombo di Valdottavo. Quest'oggi è un grande evento che dà prestigio a tutta la stagione con il concerto di Simone Soldati. Sì, è veramente un piacere per noi poter ospitare questo grande musicista lucchese che proporrà al pubblico musiche che spaziano nel repertorio classico del pianoforte. E soprattutto è importante anche l'incontro che terrà prima del concerto per i ragazzi delle scuole di musica, insomma molto formativo anche per i ragazzi del territorio che studiano con passione e dedizione nelle nostre scuole di musica. La stagione poi va avanti con altri appuntamenti, possiamo ricordarne brevemente qualcuno? Sì, la prossima settimana, domenica 24, alla chiesa di San Francesco a Borgomozzano ci sarà una prima esecuzione del brano che Girolamo Deraco ha scritto per il mio duo che compongo con il chitarrista Dario Azzori, a cui poi prima del concerto Girolamo incontrerà appunto gli appassionati per un incontro sulla composizione, sul fare composizione oggi, e poi alle 17.30 ci sarà il concerto del duo. L'8 dicembre invece sarà nostro ospite Gabriele Micheli, che dirigerà un ensemble strumentale e corale che eseguirà integralmente il libro Vermeil da un manoscritto del monastero di Montserrat. E anche lì ci sarà, prima del concerto, un incontro sulla vocalità corale tenuto appunto da Micheli. Al termine del meraviglioso concerto di Simone Soldati, gli studenti degli insegnanti Graziella Corsaro, Roberta Landi ed Ilaria Brunini, che hanno partecipato allo stage, hanno ricevuto dalle mani dello stesso pianista Simone Soldati e dal direttore artistico della manifestazione, Giacomo Brunini, l'attestato di partecipazione alla giornata. Ed ora ecco il pianista al microfono di Giuseppe Vini. Concerto appena terminato, con musiche che spaziavano dei vari compositori, da Schumann, Mozart, Debussy, una particolarità che avevo per i nostri telespettatori. Un musicista come te, un concertista, quale linea guida segue quando deve scegliere il programma da proporre a un concerto? Dipende dai
contesti, dipende se si propone un progetto che sta circuitando varie associazioni, istituzioni, oppure come in questo caso il progetto è disegnato proprio per la situazione, vale a dire considerando che ci sono parecchi giovani, parecchie famiglie, c'è un intento anche divulgativo e quindi ecco la scelta di coprire un arco di tempo molto vasto, diversi linguaggi che quindi poi alla fine regalano la possibilità di affrontare espressività diverse, emotività diverse, questo mi interessa. Ecco, lo ritengo abbastanza stimolante, vivace proprio anche nel rapporto con il pubblico, soprattutto un pubblico che magari per gran parte è nuovo, va formato e quindi a questo bisogna assolutamente pensare. Ecco, è un dialogo, è un rapporto, il pubblico non è solo spettatore, ma è bello che diventi compagno di un viaggio, questo è importante, soprattutto oggi, più che mai. Come ci hai accennato tu, quest'oggi in sala erano presenti tanti bambini, tanti studenti, futuri pianisti. Quali sono secondo te le caratteristiche principali che devono proprio accompagnare la vita musicale di un alunno, di uno studente, sulle quali poi dopo basare il proprio talento e la propria passione musicale? Ma senti, il percorso è lunghissimo, però c'è un fondamento che è quello della sana passione e del fatto di lavorare bene con serietà, che non è seriosità, che è serietà, fare un percorso ben strutturato e poi il tempo fa le cose, il tempo dirà la sua, nel senso che magari in questi contesti, da questi contesti nasceranno tantissimi ascoltatori preparati, con un senso critico complessivo molto più marcato, poi magari qualcuno ne farà una professione, però poi alla fine la cosa bella è proprio il contatto con questa forma d'arte, il fatto che venga divulgata, che venga praticata, perché secondo me è un fare civiltà e ti ripeto, oggi c'è molto bisogno.